Va bene, quindi è il momento di farvi una domanda. Tutto quanto è scaturito da un messaggio su Instagram che ho ricevuto nelle ultime 24 ore, ok? Proprio un messaggio privato. In genere ve li mostro anche i messaggi, però questi, i messaggi privati preferisco di no. In sostanza il messaggio diceva una cosa del genere. Chris, allora, capisco perfettamente il tuo odio nei confronti di Blizzard e World of Warcraft, però ti devo anche dire che è passato del tempo, da quando sparavi merda su Blizzard. Sono passati 2 anni, è finito Shadowlands, hanno lanciato Dragonflight, Dragonflight adesso è nel pieno, hanno annunciato le nuove espansioni e praticamente il commento è: tu stai parlando male di Blizzard, però in realtà tu non sai com'è il gioco adesso. Cioè tu, da vecchio giocatore di World of Warcraft, conosci il gioco in passato, ma in realtà stai parlando male di un gioco che non conosci ora. Praticamente il senso era questo. Io gli ho risposto dicendo: guarda, capisco il punto di vista, però è soltanto un'espansione, sarà significativa quanto vuoi, ma io prima di cambiare idea su Blizzard eccetera, perdonami, ma ci vuole molto di più. Però questo commento mi ha fatto riflettere, perché mi sono reso conto che forse dovrei distinguere due cose. Ovvero, io da giocatore vi dico sinceramente, nonostante tutto quello che è stato detto alla BlizzCon e nonostante onestamente la prospettiva di World of Warcraft sia niente male al momento, quello che stanno proponendo e l'ultimo panel di Deep Dive sia stato veramente uno dei migliori che abbiano mai fatto, con praticamente ogni singola cosa che veniva detta che era un cambiamento in positivo piuttosto importante per il gioco, io ancora onestamente fatico a fidarmi, e insieme a me tantissime altre persone. Il tema però resta, ovvero io sto parlando di un gioco di cui non ho provato l'ultima iterazione, perché io Dragonflight, l'ultima espansione, non l'ho neanche comprata, nel senso non l'ho proprio neanche toccata da lontano, non ce l'ho neanche nell'account. Io sono rimasto a metà Shadowlands, praticamente. Non ho visto niente delle nuove patch di Shadowlands, mi manca tutto l'ultimo pezzo, e Dragonflight il buio totale, so solo quello che ho letto in giro. Tutto qui. Quindi di fatto non l'ho giocato, no? E puntualizzo una cosa, perché vedo qualche commento che non me l'ha scritto in maniera aggressiva, cioè no, non mi ha detto: oh, ma che cazzo parli tu che non conosci il gioco. No, mi ha detto: guarda, secondo me, no, me l'ha detto tranquillamente, tipo: guarda che secondo me, in sostanza, se non giochi Dragonflight non puoi sapere com'è WoW adesso veramente. E mi ha detto anche: io mi sono staccato anch'io con Dragonflight, poi con Shadowlands, dopodiché sono tornato per Dragonflight e mi dice il gioco è molto meglio e le prospettive sono buone. In sostanza, io, ragazzi, magari per chi mi segue da pochissimo potrebbe non saperlo, ma io, facciamo un po' di lore, no, della mia esperienza da videogiocatore e un po' di lore del canale. Io, fin dalla fine degli anni 90 fino a sostanzialmente 3 anni fa, io sono stato un fan Blizzard. Sono stato uno di quelli che letteralmente qualsiasi cosa Blizzard a cui buttava fuori la comprava, ma proprio di default, no? Perché per tanti anni non mi aveva mai deluso. E però negli ultimi periodi le cose erano un tantinello cambiate, ma sono stato un giocatore di World of Warcraft per 15 anni, ho giocato tutto quello che Blizzard ha pubblicato. E Dragonflight è stata la prima espansione che non ho toccato per niente, neanche postuma, perché c'è stata qualche espansione che ho recuperato un po' più tardi, perché magari in quel momento non stavo giocando, tra cui Battle for Azeroth, per esempio, l'ho recuperata più tardi, però anche perché è una, probabilmente la peggiore espansione di World of Warcraft che sia stata mai fatta, forse. E però le ho sempre prese tutte, Dragonflight invece no, neanche acquistata, nulla, zero, non gli ho proprio voluto dare i soldi. E quindi, un po' di lore del canale, io ho pubblicato il video, questo qui, ho chiuso con Blizzard, l'azienda che amavo non esiste più, 2 anni fa, ok? E non avevo ancora chiuso i battenti del tutto, proprio non ne voglio più neanche parlare. Poi è arrivato il momento in cui, l'avevo visto qua sotto, che la oscena nuova politica di inclusività di Blizzard, ho superato il mio limite, e qui è stato il momento in cui vi avevo detto: ragazzi, e tra l'altro era 2 anni fa, era dicembre del 2021, ragazzi, io
Da questo momento per me Blizzard non esiste più, non ne parlerò, vaffanculo, proprio non c'ho voglia di avere niente a che fare, è un'azienda terribile, niente. A meno che non capitino cose veramente eclatanti, enormi, per me Blizzard è morta, chiuso, fine, non ne voglio più parlare. Un mese dopo è arrivata la notizia dell'acquisizione. No? Già, e quindi niente, alla fine non è che ho smesso di parlarne per cos'è, un mese e mezzo, e però come fai a non parlare della più grande acquisizione mai avvenuta nel mondo dei videogiochi? E quindi niente, è andato così, abbiamo continuato a parlarne. Io però a WoW non ci ho più giocato. È una di quelle cose che ci ho messo proprio una pietra sopra, e anche adesso emotivamente io mi sento piuttosto distaccato da World of Warcraft, no? Ecco. Sì, la telenovela che è andata avanti 2 anni praticamente, ok? Ora, la domanda che voglio farvi è: secondo voi sto sbagliando atteggiamento? Perché io vi dico, da giocatore non è che provo particolare interesse. Però da content creator, se devo parlare di una cosa, no? A distanza di tanto tempo, anche hai preso una posizione in passato, eccetera, ma se a distanza di tanto tempo devi parlare di una cosa, dovresti perlomeno averne esperienza tu, no? Perché io sto parlando di World of Warcraft per come lo conosco io e per come ho sentito in giro. Però di fatto, come vi ho detto, Dragonflight non l'ho giocato, neanche ce l'ho. Quindi la domanda che voglio farvi è: secondo voi dovrei recuperarlo per poterne parlare? Perché se continua così, io probabilmente The War Within vorrò valutarla quando uscirà, forse, perché l'altra cosa di Blizzard è che c'è sempre, arriva una buona notizia e tempo pochissimo poi ne arriva una molto peggiore che proprio cancella tutto quello che di buono aveva fatto precedentemente. No, purtroppo sappiamo che con Blizzard è così, quindi mi aspetto che succeda qualcosa di orribile adesso nei prossimi giorni, da qui alla fine dell'anno, però se non accade ed effettivamente ha confermato tutto quello che hanno detto riguardo allo stato attuale di WoW e le cose che dovranno implementare da qui a un anno, allora il gioco, insomma... Perché io non mi sono staccato da Blizzard solo perché era una compagnia che consideravo immorale, con tutto quello che è capitato con la causa, per quello che facevano all'interno dei giochi, per la monetizzazione di robe tipo Diablo Immortal, o anche soltanto le cose che hanno combinato con Overwatch ai tempi, o con il 2, o con quello che c'è in Diablo 4 anche adesso. No, anche World of Warcraft aveva dentro una monetizzazione terrificante. E oltretutto, la cosa più brutta è che era un gioco che ti stava palesemente prendendo per il culo, ti metteva un sacco di ostacoli e un sacco di cose noiosissime per allungarti il brodo. È una delle peggiori critiche di Shadowlands, no? È una di quelle cose che ha fatto staccare la spina a tutti, e tra cui me, no? Ma proprio a livello di gioco, proprio a livello di giocatore, proprio a livello di una persona che sul gioco ci sta, nel senso lo sta giocando in quel momento, non la prospettiva di parliamo del mercato videoludico o la prospettiva da content creator. Io parlo proprio della prospettiva da giocatore. Vi dico che quella, nonostante le buone notizie ultime, non è particolarmente cambiata. Però quel messaggio che ho ricevuto su Instagram mi ha fatto pensare che forse sto sbagliando. Nel senso, se devo parlare di un gioco dovrei perlomeno provarlo, giocarlo, eccetera, e poi magari dire la mia, e poi magari andarci giù pesantissimo, nel senso magari massacrarlo il gioco, oppure palesemente dirvi: guardate, io l'ho giocato, vi dico la mia e vi consiglio di non farlo, no? Proprio palesemente così, una cosa cattivella. E onestamente nelle ultime ore ci sto un attimino pensando. Io vi dico, da giocatore non ce l'ho la spinta, cioè non c'ho voglia di giocare a WoW. Però da content creator, effettivamente, che vuoi o non vuoi le nuove uscite le deve coprire, e che vuoi o non vuoi è interessato al mondo Blizzard, che oltretutto adesso è in piena mutazione, nel senso da qui in avanti le cose dentro Blizzard muteranno, bisogna ancora vedere se muteranno in bene. Si spera di sì, forse andrà così, pare che andrà così, ma Blizzard ci ha insegnato che
può veramente stare dietro ogni angolo una merdata galattica, no? Quindi francamente io non so se è il caso di recuperarla lo stesso. E sia chiaro, ora non è una di quelle cose, ok, turiamoci il naso, giochiamolo lo stesso, perché sì, vi dico, una cosa del genere, facciamo una piccola parentesi, io che adesso sto puntando a fare il content creator di professione, no, sapete benissimo il mio quanto io detesti i Souls e i Souls-like, no? Ma se io sono parte, per esempio, di un'agenzia in questo momento e fra, non lo so, 2 anni From Software annuncia Dark Souls 4 e l'agenzia mi manda pagato da una parte per la presentazione del gioco, che cazzo fai? Gli dici di no perché non ti piacciono i Souls? Nel senso che sarebbe un tantinello poco professionale questa cosa, non curare un'uscita molto importante perché frega cazzi. Non è manco da dire FIFA, capito? Che quella è proprio una cosa calcistica. I Souls sono un action RPG e quindi vuoi o non vuoi, nonostante i miei gusti, fanno parte del mio ecosistema di giochi che curo. Lasciamo perdere i giochi che non c'entrano proprio niente, ok? E quindi in futuro potrà capitare che veramente mi devo turare il naso e, volente o nolente, anche se è l'ultima cosa che mi andrebbe di fare, si fa perché bisogna farlo, bisogna coprire questa cosa e dare la tua onesta impressione nonostante i tuoi gusti, è giusto fare così. Questo non è così drammatico, nel senso che non mi va di giocare a WoW, ma non è l'ultima cosa che vorrei fare nella vita, capito? Non c'ho voglia, ma non è che c'ho neanche repulsione assoluta. Un anno fa sì, cioè fino a un po' di tempo fa sì, avevo repulsione nei confronti di WoW, specie nel periodo in cui mi stavo divertendo alla stragrande con Final Fantasy XIV, che è stato determinante in tutta questa faccenda, devo dire. Il punto è quindi che io non so se è effettivamente una cosa che dovrei cominciare a sforbiciare un po', nel senso, ok, bella presa di posizione, tutto quello che ti va, sì, però tu alla fine il gioco lo devi giocare per parlarne, perché se no che cazzo fai? Ammetto che forse mi sono sentito un po' colto in fallo da questo messaggio che ho ricevuto, no? E non vorrei che per il mio orgoglio, per il mantenere una posizione, per essere fedele alla linea o cose del genere, alla fine risulta essere quello ipocrita. Non so se mi spiego, capite che cosa intendo? Quindi, non lo so. E io per questo voglio farvi una domanda, perché non credo che la risposta sia poi così semplice, no? Me lo sto chiedendo da un po' di tempo e quindi, sapete, io in genere queste cose con voi le condivido. Perciò ve l'ho buttata proprio così, questa domanda, e adesso e adesso voglio sentire che cosa ne pensate, va. Leggiamo un po' di commenti che secondo me saranno interessanti. Per me WoW è come quella ex bellissima a cui hai dato tutto, ma ha fatto la stronza. Rimane bellissima, ma la stronza è fatta. Esattamente la stessa cosa che ho fatto, quasi lo stesso paragone all'epoca. Pure che te l'ha detto tranquillamente che bisogna c'è riscriverti in privato, che stai aprendo un po' troppo sul personale. Posso anche essere d'accordo, però i giocatori di WoW sono anche così, ok? Ci sta. Magari è appassionato di Blizzard e si è sentito punto un po' così, però non me l'ha detto in maniera cattiva, perciò fossero tutti così ci metterei la firma con il sangue. Fai bene, Chris, non fossilizzarti su un titolo. Io non sono fossilizzato su un titolo. Io, anche se ho giocato per 15 anni a World of Warcraft, come ben vedete sul canale c'è veramente di tutto e WoW ha una sua dimensione che è decisamente minoritaria rispetto alle altre cose del canale. Quella differenza tra Activision Blizzard al momento è che saranno entità separate adesso, e questa è una cosa importante. No, non stai sbagliando atteggiamento, ma non saprei, per me devi fare ciò che senti, non che si senti obbligato a fare. È questo il fatto, nel senso, da giocatore il mio istinto sarebbe di non giocarci, sarebbe di aspettare ancora un po' e vedere come vanno le cose, ma da content creator forse, cioè Dragonflight è alla patch 2. E la patch 2 vuol dire che ne ha fatta di strada. E io sto ancora parlando di World of Warcraft, ma l'ultima espansione non l'ho giocata. È questo il punto. No, non recuperare il tempo da risposte. Ok, sì, sei parzialmente in pecca, ma non per questo di sentirti obbligato a recuperarlo. Non ora, almeno la prossima espansione ci si può fare un pensiero. Beh, però se fai la prossima espansione devi comunque, cioè, coprire la prossima espansione significa coprire anche Dragonflight, ragazzi, eh? Nel senso che, come cazzo fai? O paghi per saltare... Non voglio farlo, no? Paghi per andare direttamente alla prossima espansione, che cazzo, no, non mi va di fare così. Oppure vuoi o non vuoi te la dovrai giocare, no?
anche lo fai a ridosso della prossima, dovrai giocarlo. Il punto è che se lo devi fare a ridosso della prossima, perché la prossima la vuoi portare, tanto vale farlo adesso, quando c'è tempo di stare un po' più calmi, invece di correre quando sta per uscire la prossima espansione. È quello che mi sto chiedendo. Ognuno parla della propria esperienza, è chiaro che era riferito a prima dell'espansione. Sì, questo assolutamente. Il fatto è che anche adesso, 2023, la mia esperienza è ancora riferita a prima dell'espansione. Sto sentendo buone cose su Dragonflight, è l'unica cosa che vi posso dire. Pare che le persone siano discretamente contente di questa espansione, sì? Secondo me sì, dovessi provare le nuove espansioni, in generale ritornare su WoW, potessi anche cambiare idea. Passati alla fine 2 anni sono cambiate tante cose, almeno così ho un'idea chiara sulla compagnia e sul gioco. Che è esattamente il senso del commento che ho ricevuto. Cioè, che mi dice, guarda, dovresti fare così. È esattamente, parafrasato, è quello che mi ha detto. Stessa cosa è successa a me con Bethesda, innamorati di Fallout 3 e tutti gli altri giochi, ho seguito Fallout 76 e poi non mi vedono più un euro da me. posso capire perfettamente. Aspetta e vedi se mantengono le loro promesse e poi gli dai un'altra possibilità. Anche questa è un'altra cosa che posso fare. Da content creator, io dovessi fare la solita 12 ore di inizio espansione, farci un video, iniziare ora, ha poco senso anche come content, se dipende dalla curiosità e ti direi di provare. No, aspetta, allora, come content creator intendo a lungo termine, non come content creator nel senso stare sul pezzo e quando esce ci fai un video. Quello è content creator che deve spingere verso una certa direzione. Io parlo di content creator come filosofia di dire, ok, parlo di videogiochi, parlo di questo ecosistema e mi manca la copertura di questa cosa. Aspetta l'uscita della prossima espansione, ok, però c'è sempre il problema che poi Dragonflight comunque la dovrei recuperare. Io aspetterei, adesso ci ha detto Microsoft, il creatore di WoW è tornato, vedi un po' come si comporta l'azienda e valuta se ne vale la pena. Che era esattamente il mio pensiero. Il problema è che questo vuol dire aspettare ancora altri 2 anni e quindi perdersi anche un'altra espansione, secondo me. Per fare una recensione devi passarci tante ore. Vero, vero, lo devo giocare tutto Dragonflight. E si attende di parlarne e giocarlo quando Microsoft è entrata al 100% nella produzione di WoW. È il che vuol dire fra 2 anni, ragazzi, perché ora che veramente è coinvolta Microsoft al 100%, ma un anno minimo, un po' più minimo, ma prima di un'entrata nell'ecosistema effettiva e concreta ci vorrà ancora un bel pezzo. Sono del parere che i giochi vadano sempre provati, se poi ti si tratta di recensione la vedo che debba essere quantomeno finiti, però dal mio punto di vista ci mancherebbe. No, certo, nel senso, è ovvio che sia così. Io di Dragonflight ne ho sempre parlato per quello che ho sentito dire in giro, nel senso che vi ho sempre detto, ragazzi, semplicemente, pare che sia stato molto apprezzato, ma non vi ho mai detto null'altro. È solo che poi, vuoi o non vuoi, il parere su WoW lo dai, no? Nel parlare normalmente. È un gioco che è stato importante per te, tanta gente ti ha conosciuto con la serie che hai fatto. Ogni tanto salta fuori qualcuno che mi dice, ciao, ti ho seguito grazie alla tua serie su WoW, ma come mai non ci giochi più? mi tocca riscoprire e riparlare di tutto quanto. Mi pare vederti WoW e ti ha prosciugato la voglia. Sì, all'epoca sì, certo, adesso non è più proprio che ho la repulsione come una volta, adesso meno, però... ciao Real, benvenuto in chat per la prima volta. Chiede se mi parlare a mio nome, pur io ho l'unica espansione non acquistata. Poi comunque con Diablo 4 non è che stiamo facendo una bella figura. Fassi un tempo, non so se torneranno. Troppa gente e talenti è andata via. Per quanto riguarda WoW, forse dovrebbe uscire un bel restyling grafico. Che peraltro però in buona parte credo che sia anche successo un po', perché ho sentito anche che, diciamo, dal punto di vista tecnico, con l'ultima espansione, con le ultime cosette che hanno fatto, se le spingi al massimo, e che può farlo un PC praticamente qualunque o quasi, comunque un buon colpo d'occhio. Altra cosa che non so, dovrei vabbè, che per questo non serve neanche comprare l'espansione. Per verificare questo basta che installo il gioco, crea un personaggio sotto a livello 20 che tanto è free, è gratuito, e ti fai un giro tra le varie zone come puoi e ci dai un'occhiata a quello in caso. Top come content creator, sì, per dare un giudizio, solo come giocatore no, ormai è morta e sepolta. È proprio questa la distinzione, in effetti. No, non stai sbagliando, mica da fare recensione. Come tutte le mattine, riporti notizie per apprendimento in diretto. Vero, vero. Ma se si trattasse di, non lo so, notizie su Warzone, notizie su Fortnite, ve le darei senza pensarci troppo, perché molto semplicemente è un gioco che non conosco e vi riporto quello che c'è. Per WoW la cosa non può essere così, perché è stato il mio gioco principale per 15 anni, vuoi o non vuoi. Mi manca semplicemente l'ultimo pezzo. Tutto qua. Io muoio qui se annunciano Dark Souls 4. Vabbè, prima o poi arriverà, no? Immagino.
D'accordo con Arson, aspetterei le novità annunciate e poi lo riproverei per avere un'idea più chiara per quando ne parli come creator. Ok. Beh, ma lì sei pagato, è la stessa cosa di WoW. Sì, però è lo stesso concetto. A me ha fatto smettere di giocare WoW alle Mythic Plus. Sincero, secondo me sì, la differenza è che lì diventa il tuo lavoro e la storia cambia. Sì. Io Dragonflight la sto giocando e mi sembra una bella espansione, però The War Within uscirà ancora tra un bel po'. Beh, fine 2024, un anno. Action RPG alla difficoltà artificiale, beh, guarda, ci gioca a mia figlia, ma frustranti da giocare, in my humble opinion. Non potrei essere più d'accordo, ma voglio dire, ognuno ha i suoi gusti, sono comunque molto di successo. Ma che se lavorano molto spesso un po' scegli i problemi che ti arrivano addosso, un po' professionalità, si fanno anche le cose che non ci piacciono. È normale che sia, questo me l'aspetto. Cioè, questa è una cosa che quasi sicuramente succederà. Potresti far recensire determinati giochi dal Detective Cross per distaccarti un pochino, cazzo. Non sarà tanto contento, però chi poi si aspetta una recensione, diciamo, di un certo tono, no? Calcola, se analizzi WoW ti deve prendere tanto tempo, poi boh, sì, è vero che ci vuole tempo. Ma no, conosce bene WoW, gli serve una rinfrescata, una settimana è come stare a casa. Allora, quello penso anch'io, ok? Non penso che ci vorrà chissà quanto. Però vabbè, conta che ovviamente ogni espansione aggiunge dinamiche nuove e mi manca anche un pezzo di Shadowlands, quindi dovrò giocare pure quello. Che quello sì, non mi va per niente, però vabbè, si fa. Capisco che come giocatore ti sia allontanato, ma come creator forse dovresti provarlo. Io come semplice giocatore WoW non l'ho giocato per varie ragioni, ma anche Diablo, tranne il primo. Invece oggi mi ritrovo impestato alla stagione 2 di Diablo 4, la sensazione che qualcosa si stia muovendo in Blizzard. Questo per dire, come creator, dire dovresti affacciartici e vedere come va, dare comunque le tue impressioni. Nel senso che è un po' quello che mi sta passando in testa. Non era così fino a due giorni fa, nel senso che questo messaggio mi ha un attimino messo una pulce nell'orecchio. Non sarà che stai sbagliando in quello che stai facendo? Dipende da come vuoi parlare del gioco. Se vuoi parlare di un gioco devi averlo provato, altrimenti puoi evitare di parlarne e non giocarlo. Il che però è impossibile per me, perché mi verrà sempre qualcuno a chiedere di WoW. Alla fine è importante per me. Picciante d'Italia, grazie mille del follow, benvenuto. Oh, ciao Chris, giocatore in Caliti WoW di posso dire l'espansione è bella, ovviamente, ma da content creator oggi secondo me non la portare in live, troppo lungo e ripetitivo per il pubblico tranne per gli appassionati, ma ti sconteresti con i pro player che canalizzano il pubblico su di loro, vedi le Warfare's Blood, mentre invece è uscito Dungeons 4, so già lato 5 e ha perso il piglio del 3. Allora, aspetta, io non è per portarlo da streamer WoW, è per portarlo come qualsiasi altro gioco, nel senso, sì, ok, vi porto alla serie, ma la serie a un certo punto avrà una fine una volta che abbiamo fatto la quest principale, un po' di secondarie e abbiamo visto le cose principali del gioco, quello che ha da offrire. Una volta che hai fatto una volta tutti i dungeon e tutti i raid, bella lì, la serie la chiudo. Capite che cosa intendo? Quella è una cosa che io porterei in quella maniera lì, anche fosse. Esattamente come ho fatto in passato con la mia serie di WoW. Quindi è solo per un recuperare e per avere concezione di quello che si parla. Almeno questo è stato il messaggio. Mi ha fatto venire il dubbio. Ok? A proposito, PC Hunter Italia. Una collaborazione? Come se... Vedi questo gol qua, il povero memedesimo che sta tentando di procurarsi una nuova scheda video, che sono ancora con la mia 2080 Super, che a quanto pare sta stentando. Se avete qualche cosa da... no, se ne può parlare, io la butto lì in maniera del tutto disinteressata e per nulla sfacciata, esatto. Scusa della così, zozzo, esatto, sì, proprio buttata, così. Ci sta allora, chiudi Shadowlands, 2080 super top VGA, quello c'ho, nel senso io sono uno di quelli che si può permettere determinate cose e non altre, purtroppo, però spero tanto di riuscire a sbloccare qualcosa nel futuro, a parte gli scherzi. Allora farlo fare a Chris Sailor Mars, far impazzire tutti, ancora meglio. E ti link il video in cui parli di Blizzard a chi te lo chiede. Ma voi sapete che un po' di tempo fa uno dei PR di Blizzard mi aveva dato la key per Dragonflight e io ho rifiutato. Gli ho detto, guarda, al momento non sono la persona giusta, non lo sto giocando, non lo sto portando, la key sarebbe sprecata. Giusto per dire che non sto facendo moine stupide, nel senso, mi ero veramente distaccato dal gioco.